musica sarà. Benvenuti alla finale del Festival del Garda 2004. Buonasera dalla Zise, questa splendida località turistica sul lago di Garda. La televisione da sempre ha portato sullo schermo i costumi e le bellezze italiane e noi non siamo da meno. Voi pensate che qui alla Zise hanno soggiornato tra i più grandi artisti di tutti i tempi, da Catullo a Mozart, da Goethe ad Annunzio, e a dire il vero anch'io mi sono trovata molto bene. Sto scherzando naturalmente. E questa mattina, a proposito di storia, mentre parlavo con il sindaco, ho scoperto che proprio davanti, qui davanti, nel fondale antistante la baia di Lazise, ci sono, pensate, dei resti di una galea veneziana. Chi ha parcheggiato la galea veneziana qua fuori? Perché non è che qua uno può fare quello che vuole. C'è una galea veneziana parcheggiata lì. Io non ci posso credere. Lei mi sta inseguendo dal giorno in cui ho registrato il promo. Senta, signorina Casa Mattoni. Casalegno, Casalegno. Ok, lo dicevo per, insomma, per farla sentire un po' più solida, ecco. Sì. Il problema sussiste, che c'è una gallina veneziana da togliere lì, che non è che possiamo star qua, dai. Innanzitutto non è una gallina, ma è una galea. E poi non l'ha parcheggiata nessuno lì, mi scusi. È un reperto che giace nel fondo del lago e risale a molti, molti anni fa. Tanto per cominciare non risale, perché se risalisse sarebbe a galla. Al massimo riscende e nuota. Vabbè, guardi, scusi, dica. Io devo continuare con la serata, quindi se lei... D'accordo, va bene, capisco. Come sempre prendo un carro attrezzi, tiro fuori la gallina dal brodo. La e via via verso nuove multe. Non si preoccupi, ci sono qua io. Temo che questa sera non sarà una passeggiata, ma torniamo a noi. Stasera avremo 6 giovani talenti della musica arrivati a questa finale dopo una serrata selezione che ha toccato le maggiori piazze del lago di Garda da maggio fino ad oggi. E poi ci saranno anche 10 splendide ragazze che sfileranno in costume da bagno degli anni, delle epoche passate. Poi avremo dei comici che sono la fine del mondo e degli sportivi che sono stati dei campioni del mondo.